Pausa pranzo, ci facciamo un po' di pasta e visto per l'occasione direi che possiamo anche sguinzagliare uno di questi. Devo anche scongelarlo, mannaggia, dovevo forse metterlo un po' prima. Visto che non ci facciamo mancare niente, abbiamo fatto sto ragù a sto punto, che dici, non lo utilizziamo? Quindi così, zitto zitto, opla, dentro. Questo è uno dei microni più piccoli di questo mondo, non so se avete mai visto una roba così minuscola. Vabbè, funziona. Muoio di fame, muoio di fame. Ragazzi, mi sto facendo una piccola pausetta caffè, che io non bevo il caffè, quindi 5 minuti di pausa. C'è un tempo schifoso, un tempo maledetto, però io dopo penso di... Proverò ad andare in palestra perché ci siamo detti 2 volte a settimana e quindi quelle 2 volte bisogna spingere. Cos'è qua? Boh, non lo so. Bisogna spingere. Ah, piccola novità. Domani mattina finalmente il perito riuscirà ad andare nella casa perché hanno trovato un accordo. Siamo riusciti a unire le casate, sistemare tutto, non ce la faccio più. E quindi domani mattina finalmente tra lì e da lì a 2 o 3 giorni sarà obbligato a dare un resoconto alla banca, quindi da settimana prossima in teoria potrei avere delle risposte un pochino più concrete per quanto riguarda mutuo, rogito e quant'altro. Io prego il Signore che me vada tutto bene, perché sennò siamo fregati, ragazzi, siamo fregati, squattrinati. Disastro, un disastro. Comunque. Comunque niente ragazzi, quindi dopo provo ad andare in palestra. Oggi in pausa pranzo sono riuscito anche un pochino a fare le thumbnail del canale YouTube americano. Il video verrà caricato oggi e stranamente le mie sono le prime 2 storie. Ho ammazzato tante quelle zanzare oggi. Sono le prime 2 storie, cosa vuol dire? Che se voi stasera, cioè martedì scorso, andate nel canale YouTube Now You Know, la prima storia e la terza, perché la seconda è uno sponsor, un segmento di sponsor, quindi non c'entra, sono storie che ho editato io, quindi mettete pure mi piace per insomma supportarmi in quel mio progetto che ormai va avanti da quasi 2 anni. Quante zanzare! Mamma mia, seconda che ammazzo così su 2 piedi. Oh, venite qua! Vi ammazzo tutte! Le copo! Che in dialetto veneto vuol dire vi ammazzo. Io ho paura di darmi un ceffone alla videocamera che tipo voli via tutto. Sarebbe un disastro. Va bene, pausetta fatta, ritorno dentro. E niente, come oramai di consueto, la passeggiatina serale e c'è uno qua a fianco al telefono che sta urlando. Comunque, passeggiatina serale, ragazzi, non ci facciamo mancare niente. E domani mattina finalmente perito, come dicevo. Io non voglio farmi i cazzi degli altri, però qua sta urlando. Santo cielo. Non dà l'idea di un cane molto sereno e felice di fare la passeggiata, Mary, io te lo dico. Per lui non farebbe niente, invece è un Ma pigliatello guardalo qua. Cioè, io quando penso a un golden retriever mi dà idea di felicità, entusiasmo, allegria. Mamma, va là, guardalo. bravo, vedi, va un po' stimolato. Leggermente, se secondo Bravo. me se tiriamo dei fazzoletti davanti, Di sicuro cambia approccio. tipo l'asino e la carota, uscito con il cane, si chiacchiera, tisana. Mi sono mangiato anche un muffin alla carota di Maria, molto, beh, ci sta. Cioè, non me lo sarei fatto per conto mio, ma non era male, non era per niente male. Questo mi ricorda che devo ricominciare a... Oddio, che capelli. Vabbè, questo mi ricorda che devo ricominciare a cucinare, a fare delle torte, qualcosina. E niente ragazzi, poi tornato a casa, sistemato un due e letto. E mi sono dimenticato di fare l'altro, quindi tutto questo ragazzi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, noi ci vediamo nel prossimo video. E sempre più intenso quello di oggi succederanno un po' di cose che adesso vi racconterò. Ciao!